Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quenti Channel. Oggi sono qui con questo nuovo video e andremo a continuare le missioni principali di Watch Dogs 2. Per chi non avesse ancora visto gli episodi precedenti, troverà la playlist sul mio canale. Allora ragazzi, la cosa bella è che possiamo sparare dall'auto, cosa che in Watch Dogs 1, cazzo, non potevamo fare. Mentre invece qua sì, guardate che figata proprio, San Francisco è bellissima. Ok, siamo quasi arrivati. Intanto la nostra macchina è ancora tutta distrutta. Ok, dove cazzo deve andare? Là sopra? Come faccio? Allora, scusa. No, si tolga. Può togliere. Allora, devo capire come faccio a salire qua sopra. Ti trovi a Noodle Park. Siamo di nuovo al Noodle Park. No, tranquilli, c'ho la pistola qua, il fucile, però non so come toglierlo, ecco perché. Cazzo è? È una sbirra quella. Cazzo si toglie l'arma? Ah, ok. Dove cazzo si va? Che macchina bellissima. Questo chi è? Ah, sono sbirri, ragazzi. Guardate. La polizia che non sa neanche guidare. Bellissimo proprio. Allora, proviamo con la telecamera. Vediamo se si può fare qualcosa. Ok, forse di qua, ragazzi. Vediamo un po'. Mi sto girando tutto l'isolato qua per sta faccia di culo. Sì, di qua, perfetto. Che devo fare? Parla. Se vuoi sapere di quell'auto speciale, dovrai darmi qualcosa in cambio. Come Jimmy Siska e la popstar Nelly Shire? Ci danno dentro. Lo sapevo. Bene, ok. Adesso si ragiona. Come fatto? Ma che cazzo stai facendo? Fico. Fichissimo. Va bene, ti mando i dati GPS dell'auto. Abbiamo avvistato l'auto. Se tipo mi butto da qui, che succede? Muoio? No, col cazzo. Lì c'è un poliziotto però. Ok. Ma vaffanculo, va, mi chiama pure coglione. Attenzione, c'è la polizia. Ecco qua. Forse qua devo rubare l'auto, eh. Mamma mia, qua ragazzi, tutto stealth, che cazzo è. Allora, entriamo nelle telecamere e vediamo un po' che cazzo sta succedendo. Guardate qua che casino proprio, quanta polizia. Può chiamare rinforzi. No. Cioè la macchina deve stare qua dentro. Dovrebbe in teoria. Vediamo un po'.
Cioè, non è che si può fare tanto con per adesso qua con le telecamere. Va bene. Che cazzo devo fare allora? Come faccio ad entrare? Vediamo se riusciamo a trovare una strada alternativa da qualche parte qua. Merda. Ste cose stealth, ragazzi, sono il devasto, eh. Volevi. Ok, qui c'è sta tipa. Che mi sgama se entro, vaffanculo. Ma forse di qua no, allora. 2 secondi, eh. Scusami. Merda, merda. Ok. Allora, ragazzi, vedete che non parlo molto è perché sto concentrato qua con sti faccia di culo. Quindi abbiate pazienza. Allora. Purtroppo queste missioni sono così, ragazzi. Watch Dogs, è così. Allora. No, 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 no. Che culo! Che culo! Che culo, ragazzi! Ok, rubato i soldi a questo. Cazzo. Merda. Non posso aggirare il cellulare per farlo esplodere a questo. E purtroppo non c'ho l'abilità. Scusa, ma se io tipo, no? Andassi su ricerca. Abilità di combattimento. La capacità di hacking. No. Controllo remoto. Non so dove cazzo devo andare per fare quella cosa che voglio fare. Ci sono un casino di abilità, però. Potenziamo la capacità di hacking. Vediamo. Possiamo farne altre? Sì, ok. Ok, forse sì, ragazzi, forse è quello che voglio. Forse è quello che voglio. Vediamo, vediamo. Sì, ragazzi. Ok, l'ho dist. Ma vaffanculo a tua madre. Non posso farlo, non posso farlo, vaffanculo per pochissimo, ragazzi, eh. Per pochissimo, avevo fatto tutto stealth. Ma vaffanculo. La pistola voglio. Non questa. No, raga, sono morto, sono morto, sono morto. Ecco, vaffanculo. Ok, la tipa. Che cazzo sta facendo? Sta venendo, ragazzi. Sta venendo, sta venendo, sta venendo, sta venendo. Ok. Perfetto. Ok, prima gli rubiamo un po' di soldi. Ok, perfetto, ragazzi, ce l'ho fatta. Ecco qua l'auto. Mamma mia, ragazzi! Ma
Con quanta velocità. Che figata, ragazzi. Mamma mia, che figata. Però c'è la polizia lì e costole. No, raga, bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Ma fatti i cazzi tua. Grande. È una supercar, ragazzi. Purtroppo ho spento, ragazzi, la radio. Casomai me lo segnalano per copyright. No, non distruggiamo la... vaffanculo. Vaffanculo. Già distrutto tutto il mondo. No, che cazzo vuole? Polizia di merda. Ma vaffanculo, non fermo un cazzo. Ma vaffanculo, è pure razzista sta macchina. È anche razzista. Ma vaffanculo. Cioè, è razzista sta puttana. Ma proprio in questo ponte dovevo andare io? Vaffanculo, la polizia, ragazzi, è sempre rompipalle, eh. Sempre, sempre. C'ho sempre la polizia davanti ai coglioni. Le budella? Ehi, quella non era una battuta del film. Branch, stai ascoltando? Sono una smart car infarcita di nitro. Prenditi a posta subito! Cioè, questo sta pensando alle funzionalità della macchina? Sì! È così merda. Ma dove cazzo sto, porca puttana? Che cazzo deve accostare? C'è pure l'elicottero. Non so neanche dove cazzo sto. Guardate, ragazzi, posso usare la specie di prima persona. Che figata. Però non sposta lo sterzo. Se mi sbaglio, in quello 1 si spostava lo sterzo. Non mi ricordo, ragazzi, però ci sono parecchie cose che in quello uno stavano e qua non ci sono. Tanta roba. Gira di qua. Cazzo, apri il cancello. Merda, dove cazzo sto? No, che cazzo. Cioè, mi sono intrappolato, ragazzi, in un'isola. Cioè, ma si può fare sta vita? Ma vaffanculo. I semafori, non posso creare i semafori, vaffanculo. Porca vacca. Ragazzi, non sta camminando più. Ragazzi. Ma vaffanculo. Allora, vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Ok, ragazzi, forse la sto seminando. Forse però, eh. Devo fare attenzione. Sono scomparso. Però sta venendo la polizia. Seminati. Ok, ragazzi, li ho seminati. Grande. Grande. Dopo mille anni li ho seminati. Perfetto. Ma vaffanculo. Sta macchina ha già rotto il cazzo, però, eh. Veramente ha già rotto le palle. Sì, sta ascoltando. Sei infarcito di merda, secondo me. Vaffanculo. Auto del cazzo. Ok, a parte che questa macchina... Ecco. Ha già rotto il cazzo, però. Va bene, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Cazzo, quest'auto... Quest'auto è davvero incredibile. Sì, beh, complimenti alla Galilei che ha pioppato questo catorcio agli studios. Catorcio? Ma hai sentito? No. Non sono solo comandi vocali. Cioè, va bene, ha bisogno di una bella ripassata, ma dà risposte coerenti. Lo sai quanto ci hanno dovuto lavorare sopra? La Galilei parlava di apprendimento per la sonda su Marte, ma... Cazzo, non credevo che fosse già così avanzata. Cosa? No, dai. Cazzo, lo sapevo!
Non approvo il tuo stile di guida, Marcus. Non sei all'altezza di Devon von Devon. Mi sembrava che se la tirasse un po' troppo. Wow! Nuova di zecca! Quindi non risponde per niente? Beh, fa... Vale uguale? Sì, vaffanculo, stronzo, vaffanculo! L'auto è progettata per guidarsi da sola, ma qui non c'è niente e non è calibrata. Ha potenziale, ma non è al massimo. Non è un catorcio. Visto? Cos'è che ti dico sempre? Pensa positivo. È solo stupida. È questo il piano? Pensi di poter fissare una smart car? È troppo? No, si può fare. Perfetto ragazzi, allora direi che ci possiamo lasciare con questo, con questa super macchina qua che in realtà faceva schifo. Vabbè, noi ci vediamo allora con il prossimo video. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ditemi che cosa ne pensate di questo episodio. Niente, iscrivetevi alla pagina Facebook e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.